Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video riguardante il bagaglio a mano. Finalmente riesco a girarvi un nuovo video riguardante appunto questo argomento che è abbastanza insomma seguito poi sul canale. Mi scuso per l'inquadratura un po' diversa dal solito, per l'illuminazione un po' diversa e magari anche un po' sparatesciata, però purtroppo mi trovo solamente in questo momento a poter girare il video. Domani mattina parto, devo fare ancora la valigia e sono le 8:40 di sera. E sì, però purtroppo con gli orari di lavoro, ho lavorato fino ad oggi pomeriggio, poi sono andata in casa nuova a fare delle cose e quindi niente, devo ancora iniziare a preparare appunto la valigia. Santa lista che faccio ogni anno, ho già naturalmente deciso cosa devo portare, ho già preparato il tutto, solitamente mi organizzo così perché diciamo che un consiglio che do sempre quando viaggiate col bagaglio a mano, che quindi comunque vi limita un pochino nella possibilità di quantità di cose da portare, è prepararvi appunto una bella lista, riflettere bene su cosa volete portare, cosa effettivamente vi occorre, scriverlo appunto tutto nella lista, così poi anche se come me dovete preparare un po' tutto all'ultimo, sostanzialmente ci avete già riflettuto nella settimana precedente. Io ho naturalmente sistemato, ho messo da parte tutti i panni in una zona insomma dell'armadio, adesso si tratta solo di assemblarli e farli entrare nella valigia. Allora ragazzi, bagaglio a mano, partirò con Ryanair, io ho viaggiato già diverse volte con questa compagnia, mi sono sempre trovata molto bene. Partirò questa volta con le nuove norme insomma sul bagaglio a mano. Non prendo l'aereo da un pochino, insomma l'ultima volta è stata quando sono andata in Danimarca e da poco hanno introdotto delle nuove norme sul bagaglio a mano. Quindi faccio una piccola insomma premessa come sempre, poi vi faccio vedere come mi organizzo. Starò fuori una settimana, da lunedì a domenica proprio nel preciso, e visiterò Norimberga e Praga, entrambe le città, e sarò solamente col bagaglio a mano. Ma non vi preoccupate perché è fattibilissima insomma come cosa. Io da quando ho scoperto il viaggio col solo bagaglio a mano, ragazze, la svolta, portate giusto il necessario, non dovete incollarvi pesi enormi, valigie enormi, ma avete appunto tutto il necessario con voi in una valigia, insomma, facilmente trasportabile. Allora, piccole nozioni di base riguardo questi cambiamenti. Allora, le nuove regole del bagaglio a mano Ryanair non vanno ad incidere su il a differenza di peso, differenza di misure del bagaglio, semplicemente al momento dell'ordine, al momento dell'acquisto del biglietto, funziona un po' diversamente. Infatti, inizialmente voi con l'acquisto del biglietto avevate diritto a portare proprio in cabina sia un bagaglio a mano delle misure 55x40x20, sia una seconda borsa, una borsetta insomma personale da poter portare con sé. Le cose sono appunto cambiate, quindi compreso nel biglietto che voi andate ad acquistare, avete semplicemente il bagaglio 40x20x25 che corrisponde a una borsa insomma personale, uno zainetto, massimo un porta PC. Se, come funzionava insomma una volta, volete portare con voi un bagaglio a mano, un piccolo trolley da portare appunto con voi in cabina, che prima era incluso nel biglietto ma adesso non lo è più, cosa dovete fare? Dovete aggiungere l'opzione che si chiama priorità e due bagagli. Cosa avete con questa opzione? Il costo naturalmente del biglietto, del volo, del viaggio, l'imbarco prioritario, avrete compreso, il bagaglio delle misure 40x20x25 e il bagaglio 55x40x20 che è un piccolo trolley di massimo 10 kg. Questa opzione naturalmente ha un costo che è a partire da 6 euro per tratta. Mi sembra che io e Emanuele per il viaggio che per entrambe le tratte abbiamo pagato 12 euro in andata e 12 euro in ritorno in più. Naturalmente il prezzo varia da seconda della tratta che fate e dal periodo dell'anno in cui viaggiate. Un'altra alternativa che potete, insomma, adottare è il fatto di aggiungere un bagaglio da stiva di massimo sempre 10 kg da lasciare al banco consegna bagagli prima di andare appunto ai controlli.
Con questa opzione voi potete portare più liquidi a bordo, perché nell'opzione precedente avete una limitazione dei liquidi, che adesso insomma ripetiamo, mentre qui naturalmente non c'è perché il bagaglio va imbarcato, e il prezzo oscilla dai 10 euro ai 25 euro a seconda, come sempre, dell'itinerario e del periodo in cui viaggiate. Quindi se magari desiderate volare insomma liberi, senza appunto dover portare con voi e mettere nella cappelliera il bagaglio a mano, volete appunto imbarcarlo, potete scegliere questa opzione, non avere limitazioni di liquidi ma solamente di peso, quindi sempre di 10 kg, e appunto imbarcarlo con questi prezzi che vi ho appena elencato. Per quanto riguarda l'opzione prima, quindi quella del portare il bagaglio da 55x40x20 con voi in cabina, naturalmente questo comporterà, come sempre, come è da sempre, delle limitazioni per quanto riguarda i liquidi a bordo. I liquidi a bordo possono essere messi in delle bustine trasparenti delle misure di 20x20 e una capienza massima di 1 litro. Ogni confezione di liquido che voi andate ad inserire in questo sacchetto può avere, la singola confezione, una capacità massima di 100 ml, quindi se portate uno shampoo da 250 ml ai controlli ve lo buttano direttamente in aeroporto, quindi mi raccomando di acquistare o delle miniglie o di travasare i vostri prodotti in dei, diciamo, contenitori appunto adatti per il viaggio. Come liquido si intende, oltre insomma a tutte le cose effettivamente liquide, anche i deodoranti spray, anche le paste, tipo quindi i dentifrici, vanno tutti inseriti all'interno della sacchettina appunto dei liquidi. Per il resto non ci sono variazioni, quindi la variazione nelle regole del bagaglio a mano c'è stata praticamente a livello di acquisto del prodotto, non ce l'avete più incluso nel prezzo del biglietto, ma c'è un sovrapprezzo appunto da pagare. E per il resto, ragazze, funziona sempre nello stesso modo, tranquille che con un minimo di organizzazione, naturalmente portando il necessario e non portandosi dietro casa, con il bagaglio a mano si viaggia in maniera tranquillissima, c'entra veramente insomma il necessario anche per una settimana fuori, e io ho viaggiato non solo in estate una settimana con il bagaglio a mano, ma anche in stagioni un po' più fredde, quindi si fa ragazze. Anche a livello di liquidi non vi preoccupate, perché le quantità che danno appunto a disposizione nella loro restrizione sono comunque tranquillamente sufficienti per insomma i giorni, almeno insomma una settimana in cui uno può star fuori con il bagaglio a mano. Ma andiamo ad organizzare all'atto pratico proprio la valigia, quindi vi mostro come mi organizzo insomma io solitamente, e forza e coraggio, perché domani mattina la sveglia è presto e si corre in aeroporto. Ok ragazzi, iniziamo. Allora, qui ho la parte dell'intimo, questi devo naturalmente scartare che sono nuovi, calzini, mutandine, canottiere, queste sono tutte la parte di maglie che vado a portare, questa tutta la sezione di pantaloni, pantaloncini che porterò con me. Andiamo a iniziare a sistemarli. Ok ragazzi, allora iniziamo in questa parte qua, le ritiriamo da mettere delle maglie senza piegarle, insomma diciamo messe così stese. Secondo paio di scarpe e le ciabattine per stare in camera. In questa bustina c'è il fondo viaggio. Poi un ombrello. Ok, come vedete sono andata avanti nel sistemare. Allora, diciamo che come vedete sto abbastanza larga, qui ho appoggiato una canotta, qui c'ho una trapollina perché partirò con lo zaino,
Vabbè, qua sotto ho messo le ciabattine con le scarpe, la bustina dei liquidi, dovete sempre tenerla nella parte alta della valigia perché dovete toglierla ai controlli, tirarla fuori. Questi qua sono appunto i miei liquidi e li ho appoggiati qui, l'ombrellino, poi ho messo caricabatterie della fotocamera, trucchi e restanti cose da bagno che non sono liquide, vabbè, qualche assorbente ho preso. Poi salviettine struccanti, l'asta questa per i selfie, una spazzola per capelli e fazzolettini insomma da portarmi di scorta e nulla. Come vedete lo spazio ce n'è ancora, magari da lì non lo percepite, però effettivamente c'è ancora spazio per mettere qualcosina e niente. In questa zona invece qui qui mi sono invece preparata i panni che ho deciso di utilizzare insomma per la partenza. Ok, come vi stavo dicendo, ho deciso di partire con lo zaino, quindi questo sarà lo zainetto che porterò con me in volo. E dentro insomma, vabbè, l'ho organizzato con insomma tutto il necessario. E in questa pochettina sono andata a mettere maggiormente dei medicinali che mi porto dietro per sicurezza e tutte altre varie cosine che mi possono servire durante la giornata, appunto sono fuori, portafoglio, documenti, macchinetta appunto fotografica, occhiali da sole, salviettine umide da utilizzare quando siamo in giro, insomma tutte, e soprattutto ragazzi ho portato anche questa sacchettina qui dove io tengo il power bank e il caricatore del telefono che porto sempre con me appresso per essere certa di avere sempre il telefono appunto carico. E niente ragazzi, allora io vi saluto, questo è come ho organizzato appunto io il mio bagaglio a mano. Come vedete insomma di spazio ne avanzate, mi sta venendo il dubbio di essermi dimenticata qualche cosa, mi sembra di aver preso appunto tutto il necessario e come vedete i liquidi li ho separati in una bustina delle misure massime di 20x20 e come vi dicevo prima la bustina di liquidi l'ho tenuta nella parte alta della valigia perché ai controlli vi chiedono di tirarla appunto fuori, di mostrarla appunto per essere